visto che non abbiamo nient'altro di meglio da fare, Junes sia... Te di mezzo qua in mezzo. Entriamo nella TV. Yoshi, ikkyo. Andiamo. Hai mostrato la foto di Mitsuo Kubo agli altri. Machigai ne. Yappa mayonaka terebi ni uzutte ta yatsu da. Te koto wa ima terebi no naka ni iru no wa. No. Kono ko uchi no mise ni kita koto. Non è lui, cazzoni. Sensatsu shite ta te koto. Brutti cazzoni, non è lui. Honto nerawarete tan da. クソ ga nameratte. Kono ko dokka de. Adesso se lo ricordano. Cazzo. Wakatta, aitsu da. Ora Yukiko, antoki no. Antoki? 4 no ora, ikinari kokutte kita jan. Oh, non lo ricordo. Aitsu ka. Homon made ikinari Amagi ni kokutte furareta yatsu. Sugee na Satonaka. Me lo ricordo io! Me lo ricordo io che sono il giocatore! Cazzo! Koe kakete kita no wa hajimete datta kedo. Soia aitsu yoku ita Yukiko no maari ni. Oh no. Dare? Di lui. Komon mae de sa, ikkinari Yukiko tte. Ah! Sou dakke? Non se lo ricorda. Ikka koitsu furareta haraise de Yukiko o neratta tte koto? Nah. Betsu ni futte nai kedo. Kono ko otofu utte ru watashi ni hanashikakete kite. Bousouzoku komaru de shou tte. 暴走族は群れないと何もできないとか確か永遠悪口言ってた気がする。え、これにしろ迷惑かもね。一人で喋っちゃう系のあれな人って通じるかな。あしらい方慣れてたけど、色々で疲れてたから無視してたの。私それでさらわれたの。いや、いいのリーゼ。あ?いや、俺毒じゃねっつろ。でもレジェンドの弁さば。あのクソ特番の飛ばっちりかよ。 山野アナの不倫のことも色々言ってたらしいよ。浮気なんかする女は死刑にしろとか。おお、揃ってきたな、色々。なあ、è tutto un caso. おっしゃ、行こう。ついに逮捕だね。私たちで絶対犯人捕まえよう。 Ti giuro che se poi alla fine no, non è lui, ma se è comunque un complice ci rimango di merda. Game start. Ma è Minecraft. Nani kore? Game? Tsukamaetemi no tte kurai dakara, iwaeru game kankaku tte koto ka? Mukkatsuku. 顔面口元も剣にしてやる! Ikko! Che il gioco abbia inizio e raggiungiamo l'endgame, cavolo, è old school. Otoko wa minna game zuki. Onna wa minna kuma ga suki! No. Mi spiace. La tua forma umana, magari. Avete individuato la posizione di Mitsuo Kubo. Non resta che raggiungerlo dove vi sta aspettando. Fareste bene a prepararvi a dovere per trovarlo... Oh, cazzo. Ho dimenticato una cosa importante. Effettivamente non ha più piovuto le sere. Sono dimenticato di comprare le armi. Devo uscire da qui, aspetta. Purtroppo mi costerà. Questo errore mi costerà caro. A Teddy è un bel boost, effettivamente. Potrei anche non usarlo, Teddy, per poter risparmiare qualcosa. Però ci tocca, ci tocca. Gli stivali rigidi però non li vendiamo. C'è qualcuno che ce li ha richiesti, giusto? Oh, degli stivali rigidi, vuoi scambiarli davvero? Certo. Fantastico, ok, ecco a te. Guida ai parassiti. Vuoi prendere anche questi? 5000 yen, wow. Ottieni stivali rigidi, grazie. Vediamo, oggi c'è qualche fusione bonus? Crescita 2 aggiunto, sole arcano. Ah no, uso una persona del sole. Domani cambio abilità. Eh beh, cambio abilità è buono. Bello il drago. Debole solo al fuoco. Ah, guarda, questa è la versione di Griffith però con i capelli neri. Va bene, per il momento le fusioni le lasciamo perdere. Come sempre, fra un episodio e l'altro ho livellato giusto giusto qualche personaggio e qualche persona. Izanagi sta diventando
broken, veramente veramente broken. E il fatto che sia debole solo al vento in realtà è un plus per noi. Il problema qual è? Che tutte le carte che abbiamo ottenuto di evoluzione abilità sono andate tutte su altre abilità che non volevo aumentare, ma schiva vento no. Va bene, raddoppia l'illusione comunque è buona. Magari più avanti nel gioco troviamo direttamente una simila vento, un che ne so, un annulla vento, un resisti vento. Così riusciamo a coprire quella debolezza e Izanagi a modo suo sarebbe già anche pronto. Certo, l'unica cosa che gli rimane sono attacchi deboli tipo questi qua fisici, ma se appunto troviamo altre evoluzioni di abilità o troviamo carte buone, Izanagi non abbiamo bisogno di rifonderlo, è già pronto così com'è. Detto questo, abbiamo anche altre persone che piano piano stanno aumentando le loro statistiche, altre persone che come questo non ci servono assolutamente nulla, le teniamo lì giusto per i confidant. E vorrei dire solo una cosa, questo sembra una palla, un ione con la proboscide e i piedi. Va bene, andiamo nel prossimo dungeon, tesoro. Muoviamoci. Ti dirò che questa ambientazione non è male, anzi è carina anche a modo suo. Ma come ho detto, siete tutti dei pirla. Ti pare che quello è l'assassino? Comunque, chi ci portiamo dietro? Allora, Yosuke è il 46, Chie è il 48 e credo che lascerò Chie per un semplice motivo, perché è l'unica che ha la persona al momento evoluta a livello massimo, il che vuol dire che può fare più danni degli altri. Detto questo, chi aumentiamo? Kanji e Teddy, facciamo al posto di Yosuke? Sì, facciamo al posto di Yosuke, mettiamo Teddy per il momento. Poi magari usciamo, rientriamo e lo mettiamo, Yosuke. Vai, si entra dentro Undertale. Inizia una nuova missione, completa la tua missione. Inizia una nuova missione, completa la tua missione. Inizia una nuova missione, inserisci il tuo no- Cosa? Ah, che sta succedendo? Ok. Mitsuo. Significa che il gioco sta per cominciare. Ah, che nervi. Andiamo, senpai. Quindi... Ma sta musica è bellissima. Il dungeon poi mi piace. Dicevo, la musica è Crash Bandicoot, cazzo! Ma mi piace sta zona, è bellissima! Wow, questi erano quelli che c'erano nel... No, non erano in quello di Kanji, era in quello di Rise, però era bianco. Aia. Ok. Non hanno problemi con il corpo a corpo. Io direi che siamo belli che pronti. Andiamo di fisico per provare ad andare di mano arcana, almeno i primi piani. L'altra volta aveva 11 piani, 13, 13 oppure 12, semplicemente. Allora, metà di questo. Tac. Ecco qua, bonus perfetto. Certo, ci becchiamo la metà di tutto, ma almeno abbiamo preso 4 di spade, guarigione rapida. Non penso sia molto utile al momento, ma meglio che nulla, no? Via Osè che già ce l'abbiamo. Eh già, abbiamo ottenuto nulla. Vediamo. Magata del gelo. Non male. 150 di danno a tutti, se non ricordo male. Ecco te, vediamo. Oh, bellino. Sono abbastanza sicuro che resistano agli attacchi fisici, invece no. Finché non resistono agli attacchi fisici, io vado e attacco fisico. Me ne frega niente. Non spreco punti magia per nulla. Vediamo. Allora, beh sì, facciamolo. Tac, tac, tac. Osè non ce ne frega niente. Purtroppo la metà dei soldi, la metà dei punti di esperienza è sempre una fregatura. Soprattutto adesso che siamo in questi dungeon appunto per farmare punti e punti, sì, denaro. Queste porte mi confondono ogni volta, penso di andare lì ad aprire, ma le porte che si aprono sono rosse, me lo devo ricordare. Allora, gli oggetti si trovano in fondo, ma qua è chiuso, proseguiamo. No, ti dico che la musica... Sì, 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 ti aiuto io. La musica mi piace. Bella, veramente alla Crash Bandicoot. Credo che in tutti i dungeon ci... L'ho già detta questa cosa, ma credo che ci sia sempre una rappresentazione dei pezzi degli scacchi. Sei debole agli attacchi fisici, Dio mio, che regalo che mi stai facendo.
E questa cosa, secondo me, vuol dire qualcosa. Almeno a fine gioco vorrà dire qualcosa, dai. Non morire, ti prego. No, volevo usare... Vabbè, che tanto già ce l'avevamo. Speravo di usarla. Oh, nuove carte. Allora, facciamo così. Va bene, ci provo. Questo già ce l'avevamo, questa no. Perdi una carta. Facciamo così. Top. Bonus perfetto. Che tanto quella lì ormai è una persona vecchia, non ci serve più a nulla. E lo metterei al posto di questo per il semplice fatto che non ho capito se ho sbagliato io o cosa, ma mi sa che se non le prendiamo le persone nuove non ce le registra. Quindi dobbiamo almeno una volta tenerle. Questa è la torre. Dai, quello di prima era probabilmente o il pedone o l'alfiere. Questa è la torre, palesemente. Va bene, Cie. E infatti vedi che resiste mica male ai colpi. Grazie. Io l'ho detto, Erise è pienamente presa benissimo per noi. E la cosa non mi dispiace, anzi è bellissima. Mi piace il fatto che alcuni personaggi esteriorizzino veramente in modo così puro, diciamo, quei sentimenti che provano verso di noi. Perché, devo essere sincero, in Persona 5... solo Kasumi ti fa pensare che alla fine sia veramente una cosa corrisposta. Che in parte lo è anche, però magari arriva un certo punto che non ne sei neanche convinto. Certo, lei ti ne è grata del tuo aiuto e tutto il resto, ma arrivi a un punto in cui non sei più convinto della cosa. Unicorno, proviamoci. Va bene, speravo che mi uscisse un'altra volta trasforma in arcano o trasforma in persona. Però unicorno, bello, ci sta. Che tra l'altro, come sei messo? Ziong, eh? Beh, non sei buono, ma perlomeno, almeno ci togliamo Shisha, dai. Via Shisha. E otteniamo una pietra vitale. Pensavo un Gom, ti giuro. Sai cosa ti dico? Io penso che farò da questo dungeon in poi... in questo modo, certo, un po' ci mettiamo la zappa sui piedi. Però almeno ci guadagniamo a livello di tempistica. Non mi metto a cercare tutti i forzieri piano per piano, perché sennò ogni volta mi ci vuole veramente tanto tempo. E appena troviamo le scale ci saliamo su. Tanto io in tutti i dungeon, prima o poi, ci rientro dentro i dungeon. Per una semplice motivazione, perché tanto devo livellare, devo fare soldi, devo fare la ricerca degli oggetti. Quindi tutti i forzieri che magari ci lasciamo indietro, ipotizzo, alla fine li recupero in qualche modo. Magari non li otteniamo subito, certo, magari dentro questo forziere che adesso vediamo ci troviamo top. Un nuovo equipaggiamento, un po' più difensivo di quello che abbiamo adesso, ma non è una grande perdita. Evocazione. Hai evocato un sasso. Tu quale sasso sei? Mi sa che sei uno nuovo. E infatti non sappiamo neanche. Beh, Cie almeno se l'è cavata bene. Bravissima. Diciamo, non sappiamo neanche se è tipo gli attacchi fisici. E ottimo. Mano arcana. Vediamo cosa ci esce a questo giro. Niente di buono. Vediamo. Una bomba intelligente. Ma ti dirò che in realtà, a parte il fatto che ormai abbiamo Megidolan e siamo iper tranquilli su questa cosa, almeno le mani d'oro me le riesco a levare. Buongiorno. Sembra Shrek quella maschera comunque. Dicevo, ce li riusciamo a levare facilmente. Ma a prescindere da tutto, le bombe intelligenti ci possono essere d'aiuto nel momento in cui non riusciamo ad ucciderli magari al primo colpo. E così lo le facciamo lanciare a Cia, a chiunque sia, e siamo a posto. Proseguiamo. Come osi affrontarmi solo perché sono una mela marcia? Farò provare un miserabile umano come te un'eternità di dolore. Prendi questo. Colpo critico, colpo punitivo. Mitsue a terra. Non ci credo. Cosa sta succedendo? Comunque, dobbiamo sbrigarci. Una ciocca di capelli volante. Beh, tanto sono tutti deboli. O meglio, deboli. Siamo noi abbastanza forti da poterli uccidere con due colpi. Quindi non mi posso neanche lamentare troppo. E Kanji sale di livello. Ottimo.
A proposito di kanji, persone e cose, io cambierei giusto giusto. Vabbè, Izanagi ci serve per cambiare la sua abilità, però... non lo so se cambiare Izanagi con qualcun altro. Non lo so. Per il momento proseguiamo, dai. Questo portone sembra più grande degli altri. Ah, pensavo ci fosse qualcosa dietro. Sai quale sarebbe un potenziamento utile per Rise? Se ci fa vedere dove sono le scale ogni volta, non sarebbe male come potenziamento. Il prossimo ci fa vedere dove sono i nemici, che per carità, utile sì, ma meh. Già i forzieri è già qualcosa di un attimo un po' più utile. Vediamo, pietra vitale e beccati questo. Ok, di nuovo lui, facile. Appena riusciamo a colpirlo, ovviamente. Brava Chi, addirittura critico. Complimenti. Capito Cie. Comunque vai, fammi ottenere una bella mano arcana. Il potenziamento che ci dà Rise mi piace un sacco. E secondo me una delle sue abilità nei prossimi ranghi sarà aumentare la quantità di danno che riusciamo ad aumentare. Secondo me la butto lì. Mano arcana ottenuta. Vediamo. Ok, questa già non ce l'avevo. Strano, ero sicuro di sì. Comunque, uno e due. Beh, meglio di nulla, no? Rise sale di livello e appunto la prossima abilità la prende al 52. E di nuovo il rumore di catene. Io sono sicuro che un giorno lo incontreremo, Reaper. Nel momento più sbagliato, tra l'altro. Aia, blocca le abilità, eh. Blocca l'attacco fisico, più che altro. Vuoi vedere che debole il ghiaccio? C'è andata subito di culo? Bravo Teddino, bravo. Bravo Teddone, bravo bravo bravo. Complimenti. E ovviamente mano arcana. Vediamo. Jack o' Lantern. Anche lui è buono. Però puntiamo ai soldi, dai. Anche se forse avrei dovuto puntare più all'ottenimento di statistiche. Io mi chiedo se riusciamo a portare questo Izanagi a livello 99 di tutto. Percepisci una presenza sempre più terrificante. Vuoi aprire questo forziere? No. Io scappo e me ne vado. Va via 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 via. No 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 no. Buongiorno. Ieri notte hai dormito come un sasso. Dormivi così beatamente che nemmeno le sirene delle auto della polizia sono riuscite a svegliarti. Temo che sia successo qualcosa di tremendo. Potresti andare a comprare del caffè al bar della sala giochi? Grazie. Hai saputo che è stata uccisa una ragazza? Questo mondo sta diventando troppo pericoloso. Non mi sento al sicuro neanche girando in città. Non abbassare la guardia e non stare fuori fino a tardi, ok? Credo che siano i genitori che parlano con lui. Eh? Strano, è un vicolo cieco. Pensavo che fosse la strada giusta. Ci deve essere un passaggio segreto, immagino, allora. Lo sapevo. Eh? Che è successo? Sei finito da un'altra parte. Fa attenzione, senpai. Ah, Gesù. Le zone che sembrano essere vicoli ciechi che alla fine hanno dei teletrasporti. Che cliché incredibile dei vecchi giochi. Però effettivamente questa zona è puro cliché, puro retro, quindi non mi sorprende per nulla. Ovviamente c'è un altro nemico perché c'era un'altra ombra lì vicina e sono sempre loro. Sai che ti dico? Ho sbagliato, volevo usare Megidolan io, ma non importa. Ormai credo sia tardi per farlo. Sai che mi sa che forse è meglio usare Megidolan? Grazie Kanji. Detto questo, muori tu. Aia. Aia. Ma pure. Comunque. Vai Gabriel. Megidolan. Sperando che quello che c'ha la barriera magica non ce lo rifletta addosso. Ok, non è successo niente, quindi direi che siamo a posto. No, Teddy, non lo fare! Esatto. Sono meno punti esperienza. Dio mio, così ti sta bene, cretino. Ecco fatto. Addio alla testa. Oh, e addio a sto braccino corto. Ecco qua. Oh, sai che per un attimo ci ho sperato nella mano arcana? Ecco fatto. Tutti curati. Ora, questa è la strada giusta? Ovviamente no. Questa? Ovviamente sì.
Però non so dove stiamo andando di concreto, quindi credo che girerò totalmente blind fino a che non troviamo la strada giusta. Esatto. Prima, poi da qualche parte ci arrivo. Vero? Credo che sto girando attorno e credo che l'uscita fosse a sinistra. Per voi è di qua, per me è di qua. No, sai che forse è la strada giusta, o meglio, forse questa ci porta solo al forziere. Però non è detto. No, mi sa che è la strada giusta. Che culo, speriamo. Ovviamente. Però almeno mi becco il turno per primo. Ottimo, mano arcana, vediamo. Denaro. Anche se forse sarebbe meglio prendersi anche un pochino di chiavi in più, eh. Vediamo cosa c'è nel forziere. Una pietra vitale, niente di che. Sai cosa? Credo che per il momento allenerò loro due. Perché Megidolan sì è buono, ma se riusciamo ad aumentarlo forse anche meglio. Izanagi però è a livello 44 di forza. È un pochino un po' più in alto, però se riusciamo ad aumentarli dai, ci guadagniamo tutti. Torniamo indietro? No, abbiamo proseguito. Vicolo cieco? No. Ottimo. Sì, siamo tornati indietro. Oh, fuck. Va bene. Non demoralizziamoci e andiamo a cercare tutti quanti i forzieri. Vediamo. Sì, ti aiuto io. Dentro questo forziere che cosa troviamo? Aver gli ascici. Comunque, dicevo, aver scoperto che Reaper si trova dentro i forzieri almeno mi fa stare un attimo più tranquillo, devo essere sincero. Perché sapere che non lo troviamo in giro, meno male. È una preoccupazione in meno, decisamente. Perfetto, mano arcana. Vediamo cosa otteniamo a questo giro. Ok, sì, decisamente. Poi uno e due. Purtroppo ci stanno uscendo poche intrecci per prendere più carte tutta la volta, però meglio che nulla. Dentro il forziere, finalmente il primo forziere dorato che troviamo, 18 chiavi, e la madonna, quante ne ho farmate. Spilla di fuoco, della fiamma. Allora, credo che in realtà il dungeon sia più semplice di quanto non sia. Ogni zona in cui ti teletrasporti ti teletrasporta nella zona in mezzo, diciamo. Quindi in questo caso, se adesso noi ora ci teletrasportiamo da questo lato, in teoria dovremmo arrivare dove c'è la porta, visto che dall'altra parte era un vicolo cieco, veramente. E infatti, guarda un po' il caso, eccolo qua, meno male. Oh, è verde ora. Una presentatrice si avvicina. Azione? Ah, non posso scegliere. Combatti. Mitsuo attacca. Hai agito bene nelle sconfiggere la presentatrice. Pertanto Mitsuo sale di livello. La tua esaltazione aumenta di 4, il tuo vuoto aumenta di 1. Non è possibile. Significa che per lui uccidere è soltanto un gioco. Finisce dritto nella mia lista di nemici. Già. Nessuno sta pensando che in realtà tutta questa storia sia manipolata male anche addirittura. Altra mano arcana, vediamo. Forza, perdi una carta ottenuta. Vabbè, a sto punto, se tanto una ne devo pescare. Cosa c'è qua dentro? Una goccia dell'anima. Altra mano arcana, e la madonna. Tre oggetti ma nessun denaro. Va bene, tanto. Ecco qua. Almeno ci guadagniamo i punti esperienza, dai. E Jack O'Lantern, che non ce l'avevamo. Benissimo. Sì, piuttosto, guarda, se devo scegliere, se non prende nulla ma prendere di più a livello di carte, vai tranquillo e dammi. È vero, non prenderò magari o tutti i punti esperienza o tutti i soldi, dipende da quale carta ci esce. Però almeno ci guadagno di più a livello di quantità di carte. Magari otteniamo, che ne so, più statistiche. Magari con tre carte riusciamo a prendere tre statistiche e ci abbiamo guadagnato, non prendendo soldi. Ecco qua, facile e indolore. Madonna mia, ma quante mani arcane stiamo facendo oggi? Ah giusto, vabbè, questa l'abbiamo fatta a prescindere, per carità, però. Ma qualcuno che aiuta me mai? Io sono preoccupato adesso per Reaper, perché magari il primo ce l'ha fatto leggere che dentro c'era una presenza cattiva. Magari dal prossimo no. Magari dal prossimo non ce lo fa più leggere che che c'è qualcosa di pericoloso all'interno del forziere. E la cosa non mi lascia per nulla tranquillo. Forziere dorato. E vediamo che cosa c'è all'interno dopo aver sconfitto quest'ombra. Altra mano arcana. Ne stiamo ottenendo veramente un sacco.
Allora, farei 1, 2, 3, sperando in bene. Oh, che culo. Che culo, mamma mia. E ovviamente forza aumentata e più soldi nelle nostre tascocce. Se otteniamo a ogni incontro già 1000 yen, io sono più che contento, veramente. Fascia del giovane. Fascia del giovane, spossatezza. Wow. Eccoci qua, proseguiamo. Una scopritrice di cadaveri si avvicina. Azione, combatti. Mitsuo attacca. Hai agito bene nello sconfiggere la scopritrice di cadaveri. Pertanto Mitsuo sale di livello. La tua tristezza aumenta di 5 e il tuo vuoto aumenta di 8. Sale di livello? Non ci credo. Significa che sta diventando più forte. Fai attenzione, senpai. Questo tizio potrebbe essere più pericoloso di quanto pensavamo. Oppure no. Magari qualcuno lo sta incastrando? Già. Ti aiuto io. Mi aspettavo ci fosse qualcuno, sincero. Oh, buongiorno. Fammi indovinare, resistente? No, strano. Meglio per noi. Ecco qua, facile facile. E ovviamente ne appare un altro. Cosa sei? Un gruppo di farfalline. Vai. Non so perché, ti giuro, mi immaginavo fossero resistenti agli attacchi fisici, te lo giuro. Aha, l'altra che fa? Strano, pensavo che qualcuna avrebbe fatto almeno una magia. Aia! Che dolore! Dio mio, quanto ti sta bene! Bravo Kanji. Detto ciò, uccidila. Kanji! Maledizione! Ah, speravo di fare la mano arcana. Cioè, è andata bene lo stesso, però. Allora, 6 di denari, ottimo. Questo che tanto non la volevo fare. Quindi, ti prego, toglimi la persona. In realtà va bene uguale. Speravo di ottenere qualcos'altro, ma in realtà ho sbagliato io i calcoli. In ogni caso abbiamo ottenuto qualcosa. Tu sei la luna, quindi direi che tu puoi andartene via, malamente. Tu invece che cosa sei? 70? Imperatore. Beh, imperatore ci serve, ma abbiamo già lui, quindi vabbè, ti prendo giusto per prenderti. 2688 yen, ottimo. Forziere, vediamo che cosa c'è qua dentro. Una bobina di Tesla, bene. Altro forziere dorato con ombra vicino a noi, che tanto sono di nuovo ste farfallie del cacchio. Altra mano arcana, perché ce la siamo guadagnata, ovviamente. Ah, belli loro due. Eh beh, ci tocca, dai. Sempre per avere più bonus arcani nel nostro arsenale. Allora, Mitra, tu che cosa sei? Temperanza. Temperanza, tra l'altro, non abbiamo come confidant, o sbaglio. E tu, invece, Virtù, sei giustizia. Ah, Nanako. Vediamo. Prima di tutto, però, aiutiamo la gente, perché non si sa mai. Ci troviamo un amuleto protettivo. Amuleto protettivo, resistenza di 3. Non male, dai. Perfetto, i sassi sono deboli all'elettricità. Facile. Dai, che così un'altra mano arcana. Esatto, vediamo che cosa c'è. Beh, oddio, non male, eh. Metà denaro a questo giro, tutta la vita. Ecco qua. Otteniamo il 60% in più di punti esperienza. Otteniamo forza. Otteniamo anche resistenza. Che dobbiamo chiedere di più a sto giro? Sono contento. Beh, quasi 1000 di punti esperienza, dai, buono. Altro forziere con all'interno una goccia dell'anima. Mentre in quest'altro forziere una pietra vitale. Qui ci sono le scale. Vediamo cosa c'è dentro questo forziere. Ovviamente custodito da un'ombra rossa. Oh, ci sono degli orsacchiotti spaventosi e un altro poliziotto. Mano arcana, ovviamente. E la madonna, quanta roba. Allora, livello 6. Qua ci tocca. Allora, calmi tutti. 1, 2, 3, 4 e 5. Niente, garato. Vabbè, niente di cui lamentarsi. Però le carte di livello 6 già molto buono. Tu ottieni
Evita gli attacchi fisici. Già è meglio di nulla. Potenzia Mudo. Niente di che. E dentro il forziere troviamo, non prima di aver aiutato qualcuno, un Magatana ciclonico. Sesto piano. Però non ci sono stati piani di intermezzo. No. No, no. No, 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 no. Che succede ora? È uscito di testa. Io non credo sia lui a parlare, ti dirò. Era una voce... No, beh, a questo giro era una voce vacua. Forse era lui. Magari gli altri discorsi... non era lui, però questo credo di sì, sai. La mano bianca resiste agli attacchi fisici, vedo, eh. Allora, io intanto mi occupo del poliziotto. Ecco qua. Occupiamoci anche del bimbo. Perfetto, vediamo. Forse è debole al ghiaccio. Perfetto, la mano è debole al ghiaccio. Non so come ci sono arrivato, ma l'abbiamo indovinato. Ed è molto resistente. Dannazione. Mano di villa. Cristo. Mano di Dio è... È già troppo per questa zona. Sai che io non prenderei nulla qui. Anche se... Facciamo così. Niente denaro. Metà denaro. Dai. Tanto i soldi a sto giro non ne beccavamo, però. Almeno estendiamo il nostro giro di mano arcani, dai. Sopravvive a oscurità. Ah, bello, bello. Mano di Dio è... Dobbiamo fare attenzione alla mano bianca. La mano nera è debole all'attacco fisico. Questa qui invece è resistente. Aia, 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 aia. Cavolo, se non era Kanji, guarda che chiunque era poteva morire. Forziere dorato, vediamo che cosa c'è dentro. Un recipiente del coraggio. Wow. Altro forziere in fondo qui alla strada. Vediamo. Oddio, per un attimo ho avuto paura, lo giuro. Giuro che ho avuto paura per un attimo. Debole al fulmine. Vabbè, ci tocca. Purtroppo Izanagi non è il migliore attaccante di fulmine, però è già qualcosa. Detto ciò, picchiamo i bimbi di fiore, ovviamente. Non si picchiano i bimbi, mi raccomando. A meno che non si mettano a gridare nel cuore del... No, ovviamente si scherza. Ovviamente è tutta una scena. Non picchiarmi, YouTube, per favore. Sono innocente. Allora, mano arcana, vediamo. Allora, uno, due, cambia in persona. Già ce l'abbiamo, recupera HP. Peccato, il nostro combo di ottenimento di mano arcana è finito, tragicamente, aggiungo io. Però Kanji è salito di livello, vulnerabilità elettrica. Purtroppo stabilità è inutile, è veramente inutile, perché tanto dopo tre turni si annulla, perdi un turno solo per renderlo debole al ghiaccio. Hai capito? Wow, che guadagno. O al ghiaccio, al fulmine in questo caso. Che culo, brava Cie, bravissima, così otteniamo una mano arcana gratis, visto che prima abbiamo rotto la catena. Vediamo, cosa otteniamo a questo giro? Proviamoci, vediamo se ci esce qualcosa di meglio. Niente di eccezionale. Ecco qua le scale, proseguiamo. Oh, è diventato blu. Buongiorno. Hai dormito bene? Ho sentito dire che stanotte è stata uccisa una ragazza. Le sirene della sala giochi erano tremende. Ma andresti a comprare del caffè dall'auto della polizia? Grazie, non si può girare tranquilli. Ora posso prelevare denaro senza pensieri. Hai sentito? Buongiorno. Non stare fuori fino a tardi, ok? È pericoloso. Rilassati e non abbassare la guardia. Non ha alcun senso. Sta andando fuori di testa. Inizia ad avere i brividi. Oh no, di nuovo quello teletrasporto? Aspetta. Che è successo? Ho sentito un clack. Che culo, altra mano arcana. Vediamo. Beh, oddio. Oh. No. Preferisco sto giro, preferisco. Decisamente. Anche se... Forse se avessi combinato un po' bene le carte che avevamo...
Vedi, c'è un clac ogni volta che arriva nel mezzo. L'acqua si sta rallentando, tra l'altro. Sai che forse è tutto ad incastro? O forse più avanziamo, più si bloccano delle strade. Ah, no, è una cagata. Mi gira lui la visuale. Wow, che pericolo. Ogni tanto quando arriviamo nel mezzo lui ci fa girare da un'altra parte. Wow, che metodo di sicurezza. Altra mano arcana perché siamo inculatissimi oggi. Oni, ottimo. Allora, facciamo così. Ecco qua. Perché le carte alla fine, bene o male, qualcosa ci danno sempre di buono. Le carte nuove ci servono perché ci servono, ovviamente. Teddy è salito di livello. E anche Rise. Rise tra poco ci fa vedere i nemici, benissimo. Che anche lì è un'abilità un po' così, diciamo. Ma Yosuke, questo motorino. Cristo Dio. Ok, are you ready? Oh, ti prego, uccidili con un colpo. No, ma il fatto che Yosuke non è neanche in squadra è fantastico che l'abbia fatta la mossa. Ottimo, bravissimo. Oh, non mi dire, tu sei resistente ai colpi fisici? No, e allora perché hai preso così poco danno? Wow. Vabbè, Teddy, anche tu però, Dio mio. Dai. Ma che palle, perché li state mancando tutti? Madonna mia, ti spacco. No, vabbè, Yosuke che attacca col motorino. Incredibile. Che poi è anche fuori dalla squadra, quindi vuol dire che può fare un attacco concatenato anche se non c'è. Oh no. Mano d'oro. No, non me ne frega niente dell'evocazione. Oh no, invece mi frega e come ora dell'evocazione. Mi frega e come Megidolan, perché lui è pericoloso a prescindere. Perfetto, 308, non male. Ghiacciamoli tutti. Ok, ha resistito. No, ha schivato più che altro. Ok, resisti agli attacchi di ghiaccio. A quelli fisici? Non c'è problema, ottimo. Vai di fiumana di colpi, sperando di colpirlo 3 volte. Di poco. Ti piacerebbe. Detto ciò, aspetta. Cosa mi conviene fare? Annulla il bonus, perfetto, ce l'ha sempre Gabriel. Ti piacerebbe riuscire a schivare i colpi, eh? Cretino. Quanto ci dà una mano? Vediamo. Ci dà 9.000 yen e penso 5.000 punti esperienza. Che, per carità. Mi chiedo se ci impari mano di Dio. Tra l'altro questa era la prima mano d'oro che abbiamo trovato in questo dungeon. Oltre questa porta c'è qualcosa, siete pronti? Direi di no, aspetta un attimo. Ok, siamo pronti, entriamo. Vediamo, sarà lui? No, è una mano nera, arriva un'ombra. Sarà debole? Ha evocato una mano bianca, ma pensa un po'. Perché ho l'impressione... Ah, ok. La mia impressione si è andata a fare in culo da sola. Ottimo. Ho avuto l'impressione che potesse schivare tutti i colpi. Tutti i colpi, dicevo. Non penso siano deboli a nulla arrivato a questo punto, però se dobbiamo ucciderne una, uccidiamo prima questa, ovviamente. Ti prego, fai il più danno possibile, Megidolan. Fanno veramente poco danno. Sono molto più resistenti di quanto non sembrino. Vai. Finito. Incredibile. Meno male che ci era con noi. Mamma mia, ha ridotto questo incontro al minimo sindacale. Bravissimo Kanji. Ah, ben fatto. Tutto a posto, senpai. Non sforzarti troppo, ok? Rise, per favore. Sei un po' troppo... No, dai, è carina. Dai, non gli si può dire nulla. Sfera dell'oscurità. È un oggetto chiave, eh? Sfera nera ottenuta nella missione 0.
Va bene. Fammi indovinare. Devo ottenere anche una sfera bianca. Altra mano arcana. Vediamo. Niente di che. Perfetto, Teddy è salito di livello. Non ho idea di dove andare di preciso, perché continua a farmi girare sempre la visuale, però... Ecco, vedi? Non mi dà una giusta indicazione dove proseguire questo tipo di dungeon. Forse però sono arrivato dove dovevo. Altra mano arcana, madonna mia. Sto cazzo di dungeon siamo inculatissimi. 1000 punti esperienza, buono. Ora sì che si inizia a ragionare. Da questo dungeon mi sa che iniziamo ad ottenere effettivamente sia soldi che... che punti esperienza. Come osi affrontarmi solo perché sono una mela marcia? Moroka si avvicina. Azione, uccidi, scappa, addirittura. Mitsuo attacca. Hai agito bene nello sconfiggere Moroka, pertanto Mitsuo sale di livello. Attenzione aumenta di 16, la fama aumenta di 17, lo stile di 3. Cosa diamine? Parla di attenzione e fama. Non ci si posso credere. Come fa a pensare che tutto questo sia una cosa positiva? Sbrighiamoci, senpai. Dobbiamo catturare questo schifoso bastardo. Io te lo continuo a dire. Lui è tipo... soggiogato. Non è lui a prescindere che fa questo. Anche a questo punto, visto che parla di Moroka e di tutti gli altri, anche fosse lui, non credo sia l'effettivo... l'effettivamente, passatemi il termine. Allora... Oh, ti giuro, sapevo, pensavo che mi sarebbe uscita questa, via. Beh, dai, non abbiamo guadagnato una sega, ma perlomeno non ci abbiamo... ci abbiamo guadagnato al prossimo giro di sicuro. Ci abbiamo di sicuro guadagnato qualcosa. Vediamo. Altro forziere dorato. Mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro. Vieni qui. Sì, ti piacerebbe. Ma quanto sono grandi sto cazzo di dungeon alle mani d'oro? Oh, un carro armato. Ottimo, proviamo. I carri armati mi sa che non hanno nessun tipo di debolezza, sai. Il che potrebbe essere un problema. Il che potrebbe rivelarsi un problema. Iniziamo allora a fare così. Anzi, sai cosa? No, stavo per usare la bomba intelligente, ma a questo punto me la tengo da parte. Attacchiamo e basta. Non lui, cretino. Vabbè, proviamo col fulmine, vediamo se fa qualcosa. Blocca il fulmine addirittura, eh. Aia. Ti piacerebbe. Intanto continua ad attaccare anche il carro armato, che schifo non ci fa. Ti tolgo tutti i bonus perché non te li meriti. Sperando che non scappi, sperando che non ci stiamo mettendo troppo. E ovviamente attacchiamo la mano dorata, sperando appunto che non scappi. Ottimo, bravo Kanji. Aia, male. Pure ti sei curato, ma che stronzo. Vabbè, vai, spaccategli la faccia. Uscirà un critico prima o poi. No. Ti prego, fammi punti esperienza, punti esperienza. Che sfiga. Allora, una, due e tre. Maragion, vabbè, meglio di nulla. Cazzo, una volta che potevano uscirci punti esperienza. Quando mai? Allora, vediamo. Un sigillo del suolo. Ripristi a 2% degli HP. Va bene, non male. Certo, non è granché, ma meglio di nulla. Altro forziere d'oro e ombra rossa, ovviamente. Quando mai mancano i supereroi in questi tipi di cose? Vediamo. Dobbiamo aumentare la magia. Dobbiamo aumentarla. Aspetta, tu eri resistente al ghiaccio. Ce lo riflette addirittura. Vai, uccidi. Spero che siano deboli al fulmine. Vediamo se ci ho azzeccato. Credo proprio di no. Vabbè. Almeno non sono resistenti al corpo a corpo come in quelli di Kanji. Il dungeon di Kanji avevano i... come si chiamano? Gli Alkogan con i baffoni che resistevano ai colpi fisici. Allora... aspetta, tu a cosa eri debole? Non l'abbiamo ancora scoperto e credo nulla a questo punto. Proviamo col vento, vediamo se succede qualcosa, dai. A questo punto tanto vale provarle tutte.
Anche il fuoco dovremmo provare, ma non ce l'abbiamo, quindi. Ecco fatto, è andato il carro armato. Ottimo, Gabriel sale di livello. Ondata di caldo, danno fisico medio a tutti i nemici. Ecco qua, anche ci sale di livello e al prossimo livello ci apprende carica. Vediamo il forziere, bracciale Kimiyaku. Mano arcana, vediamo se ci va bene questo giro. Niente di buono, va bene, punti esperienza. E infatti Kanji è salito di livello, bravo. Anche Teddy. Oh no, di nuovo rumore di catene. Basta, questo terrorismo psicologico. Ancora. Quanto ci fai che è lì? No, allora a sto punto fottiti. A sto punto fottiti, me ne vado. Ah, Mitsuo l'eroe, hai agito bene. Uccidere. Senpai, ci stiamo avvicinando, attenzione. Mitsuo, supersonico. Devi essere una vittima tanto quanto tutti quelli che sono stati uccisi, vero? Altra mano arcana. Otorus non è male, però prendiamo la forza. Mano arcana, perché siamo inculati. Livello plus non sarebbe male, dai. Ottimo, mano arcana. Beh, questo è però questo. Cavolo, quel 5 di coppe non era male. Sopravvivi elettricità, era? Sopporta oscurità, subisci magia di oscurità, rianima con un HP. Beh, oddio. Perfetto, le scale. Eccoci. Finale. Ah, che soddisfazione. Detto ciò però, torniamo ovviamente indietro. Ci curiamo dalla volpe. Andiamo un attimo da Igor. Siamo a 245 salvataggi, Cristo. Comunque, registriamo le nostre persone attuali. Vediamo se posso ottenere qualcosa. Oggi cos'è? Crescita 2 aggiunto con un sole. Posso fare fino al livello 53. Di livello 53 c'è Raphael. Ottimo. Raphael non mi dispiace. Sai? Vediamo cosa ne esce fuori. E gli incidenti fusione ancora nulla. Sono Raphael, difenderò e curerò le tue ferite. La fita sociale, certo. Bene, bene, bene. Mietitore bianco, wow, bello. Peccato che ancora ce ne vuole. Abaddon, di già. Però questo Abaddon non resiste agli attacchi fisici, che sfiga. Anche sto cavallo, io me lo ricordo che in Persona 5 non è una delle prime, ma lo trovi comunque di basso livello. Kinky però non è male, ed è nullo agli attacchi fisici e non ha nessuna debolezza. Beh, oddio, non sarebbe male. Peccato per un livello. Il trono del Muori, che in teoria è forte di fuoco, però è più forte in attacco, eh? Beh, è più forte di questo, quindi volendo. Sono trono, percorrerò con te il cammino verso la gloria. E tra l'altro ottiene anche concentrazione, quindi se riusciamo a trasferirla a qualcun altro... Concentrazione è già buona a questo livello. Uriel con trono e Gabriel. Ci servono altri 5 livelli, però Uriel mi piace. Vediamo la gente cosa ha fatto oggi, se me lo fa vedere. Jack O' Lantern, Kushimitana, Refrost, Dio mio. Ma la gente è così indietro? O sono io così avanti? Ah, bella questa. Questa faceva dei bei attacchi fisici. Debole solo all'elettricità. Ma non c'è qualcosa, esatto, del leone? Che io non ho niente di Eone, a parte Rajanaga. Questo non sarebbe male. Però non è che ha grandi statistiche, eh? Baphomet? D'altronde, Megidola. Sono Baphomet, lo sapevo. Molto bene, metterò la mia forza al tuo servizio. Più che altro ero interessato a potenze alterazioni, per quello l'ho voluto fare. Magari contro i boss non servirà molto, però magari contro i nemici normali. Wow, cosa sei tu? Cosa schifo sei? Direi basta per adesso. Allora, Raphael 42 di magia, Gabriel 42, quindi sono entrambi messi bene. Quindi Raphael adesso è elettrico, Gabriel è di ghiaccio.